Il tuo bollo in scadenza? Hai dimenticato di pagarlo e non sai come fare? Non trovi più la ricevuta di un vecchio pagamento? Hai bisogno di assistenza per esenzioni o condizioni particolari? Non preoccuparti, entra nell'agenzia Daga e togliti il pensiero. Avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno per evitare sorprese. E in più per te, assicurazioni, pratiche auto e moto, certificati vari, rinnovo e duplicato patente, albotrasporto merci, revisioni e assicurazioni d'epoca. Ci trovi in via Madonna delle Grazie 180 a Santa Maria la Carità o al numero 081 870 6182 o allo 081 870 1097. Idee, passione e impegno costante sono la nostra forza. Tanta esperienza nel settore dei casalinghi e la continua espansione della nostra attività. Il vostro assortimento di articoli delle marche di maggior prestigio e la certezza di offrirvi i prezzi più competitivi. Questa è la migliore garanzia per i vostri acquisti. Vieni da Folli Manie in via Petraro 93 e Castellammare di Stabia. Allora, siamo al Football Leader 2016, siamo in compagnia di Federico Balzadetti. Innanzitutto Federico, complimenti per la tua carriera. Grazie, grazie mille. Allora Federico, si è parlato quest'oggi di arbitri, rapporto con calciatori ed allenatori. Mister Capello si è un po' anche arrabbiato per quanto concerne l'intromissione anche della moviola in campo e di alcuni aspetti che comunque in questo calcio di oggi sono importanti e creano spesso molti problemi. Sì, ma la moviola è qualcosa che va affrontato, un tema che va affrontato. Il dibattito di oggi è stato molto positivo, bello, perché si sono visti i punti di vista, è stato un grande contraddittorio, per cui sono le cose che poi fanno sicuramente crescere. Per quello che riguarda la moviola, credo che sia una cosa importante e che Pisacreta abbia detto la distinzione giusta, e sono d'accordo con lui, nel senso tutto quello che è, poi chiamiamola come vogliamo, tecnologia moviola, no? Perché abbiamo usato termini diversi, però la sostanza è che effettivamente dove si può aiutare l'arbitro da un punto di vista oggettivo è chiaramente si può fare e si deve fare in questo momento, anche perché non credo che la perdita di tempo sia tanto. E poi però non va levata la spettacolarità, come ha detto giustamente il presidente Olivieri, cioè tutti quelli, non è che a ogni contatto ci fermiamo e guardiamo, chiaramente ripeto, tutto quello che può aiutare a livello oggettivo a prendere la scelta giusta, anche gli arbitri credo che siano d'accordo e questo è un passo che va fatto. Tutto quello che invece, ripeto, può essere l'interpretazione, la trattenuta, il fallo, la simulazione, credo che vada lasciata spazio, ripeto, a quella che è appunto l'interpretazione e il giudizio dell'arbitro. Si è parlato di tanti aspetti, uno in particolare è quello del fallo cosiddetto da ultimo uomo, però spesso notiamo come quello stesso fallo magari venga punito con l'ammunizione. Sì, e queste sono sempre, ripeto, interpretazioni che, come diceva giustamente il mister Gasperini, vanno cercate di limare il più possibile. Non devono diventare interpretazioni, deve essere qualcosa di più chiaro e semplice possibile, soprattutto per gli arbitri. Però, ripeto, dobbiamo cercare di veramente di aiutarli, perché prendere una decisione in mezzo secondo non è facile, non ci rendiamo conto, non si rendono conto, ma anche noi in campo ogni tanto magari della posizione, di c'è il compagno dietro, per cui ripeto, bisogna cercare di essere tutti più sereni e possibili, perché poi, ripeto, come ho detto io, non deve diventare un alibi, cioè l'arbitro non deve essere un alibi, perché quando viene l'alibi vuol dire che non c'è una crescita, quindi dobbiamo anche noi assumerci, cioè, giocatori, dirigenti, allenatori, le nostre responsabilità e non dare sempre la colpa all'arbitro, che chiaramente, ripeto, sbaglia come sbagliamo noi. Certo. In chiusura, la tensione per i calciatori, tensione per gli allenatori, tensione anche per gli
arbitri. Sì, sì, ma su quello siamo tutti nella stessa barca, no? Sulla stessa barca, per cui è chiaro che ci sia tensione, però ha detto una cosa importante il direttore De Paola, è uno sport, deve rimanere uno sport, siamo tutti fortunatissimi di fare parte di questo mondo, per cui se la tensione chiaramente riguarda solo ed esclusivamente, parliamo sempre di tensione, ripeto, positiva, perché quando si va a giocare una partita di calcio chiaramente è bello, io che ho smesso posso dire chiaramente che, ripeto, le emozioni che vivi in quei momenti, quindi arbitri e allenatori, sono qualcosa di veramente positivo, per cui parliamo di tensione sempre positiva, ecco, diciamo così, perché sennò sembra che facciamo un lavoro così stressante che non si può vivere, invece no, è veramente piacevole.